Ciao a tutti, oggi vi propongo la pizza al taglio fatta in casa come in pizzeria. Gli ingredienti sono scritti per esteso nell'info box sotto il video e nel blog e adesso prepariamola insieme. Prendo il lievito di birra fresco e lo metto nel miele. Potete sostituire il miele anche con un cucchiaino di zucchero. Mescolo il tutto e lo faccio sciogliere. Dopodiché lo metto nell'acqua tiepida o a temperatura ambiente e mescolo il tutto. Prendo una terrina, ci metto la farina, formo una buchetta al centro del contenitore e ci verso l'acqua con il lievito disciolto all'interno. Inizio ad impastare partendo dal centro e prima che il composto si sia completamente compattato aggiungo il sale. Continuo ad impastare con le mani e quando la farina si sarà completamente assorbita, trasferisco il panetto sul piano di lavoro. Metto un velo di farina e lo lavoro per 5 minuti, in tutte le direzioni. Adesso prendo una terrina e la ungo con dell'olio extravergine di oliva. Ci dispongo il panetto all'interno, ungendolo anche sulla superficie. Copro con pellicola trasparente e se voglio anticipare i tempi di lievitazione, metto a lievitare nel forno preriscaldato a 25-28 gradi fino al raddoppio del volume. Ecco l'impasto dopo 2 ore e mezzo di lievitazione, lo trasferisco sul piano di lavoro leggermente infarinato e formo delle pieghe di rinforzo. Prendo una teglia da forno, le dimensioni sono 35x45, la ungo sia sulla base che sui bordi con dell'olio extravergine di oliva, ci dispongo il panetto e lo ungo anche sulla superficie e copro con pellicola trasparente, lo faccio riposare per 20 minuti. E nel frattempo preparo la mozzarella, utilizzate sempre ingredienti di prima qualità. Taglio la mozzarella a cubetti molto piccoli, la trasferisco in un colino in modo che perda parte del siero, altrimenti la pizza risulterà troppo umida sulla superficie. Adesso prendo il pomodoro, anche questo di prima qualità, ci metto 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, del sale e 1 cucchiaio di origano. Mescolo bene il tutto. Prendo nuovamente il panetto, tolgo la pellicola trasparente, mi ungo le mani con dell'olio d'oliva e lo allargo con i polpastrelli delle dita su tutta la teglia. Se dovesse fare resistenza quando lo allargo, lo lascio riposare per 10 minuti, così l'impasto si andrà a rilassare e poi procedo ad allargarlo nuovamente. A questo punto copro con pellicola trasparente e lo lascio riposare per 20 minuti nel forno preriscaldato a 25-28 gradi. Lasciando riposare l'impasto prima di mettere il pomodoro, la pizza verrà più alveolata. Dopo il riposo tolgo la pellicola trasparente e metto il pomodoro su tutta la superficie. Il pomodoro è già insaporito, salato e con l'olio extravergine di oliva, quindi la sapidità della pizza sarà uniforme. Distribuito tutto il pomodoro, posso mettere in forno per la prima cottura. Forno caldo statico a 250 gradi per 15 minuti nella parte più bassa del forno. Dopo 15 minuti trasferisco la teglia di pizza sul piano di lavoro e ci distribuisco la mozzarella su tutta la superficie. Ho distribuito la mozzarella su tutta la pizza, adesso posso nuovamente infornare in forno caldo statico a 250 gradi per 8-10 minuti per dar modo alla mozzarella di sciogliersi. Ed ecco la pizza pronta per essere gustata e posso assicurarvi che è buonissima. E spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta, se vi è piaciuta pollice in su e condividetela sui social. Attivate le notifiche del canale per rimanere sempre aggiornati quando pubblicherò nuovi video. E se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi. Un bacione grandissimo a tutti e al prossimo video. Ciao!